Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. E allora il video, come da titolo, andrà a parlare di un decreto italiano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è il decreto 1 dicembre 2015 219, e diciamo che è chiamato decreto retrofit. Appunto, è un decreto che tratta la tematica del retrofit da benzina diesel a elettrico. Il decreto, diciamo, lo abbiamo letto, l'abbiamo analizzato, diciamo che è molto completo, ci dà molte, diciamo, informazioni utili e chiarisce molti aspetti che ora vi diremo. Vi anticipo che sarà una discussione un po' lunghetta, perché c'è molto da dire, e per questo dividiamo il video in due uscite separate. Il video sarà pubblico, perciò sarà visibile sia agli utenti Gold Member, che, se non lo sai, sono gli utenti che sono iscritti al nostro canale, diciamo, privato, dove ricevono settimanalmente guide, videocorsi, fascicoli sulla tecnologia in generale, ma nello specifico anche sull'automotive e retrofit automotive elettrica. Ecco, sarà perciò visibile anche dal nostro canale YouTube a tutti i naviganti. Abbiamo deciso di lasciare, diciamo, questo video libero, perché siamo certi che farà piacere, sarà molto utile a tanti che, appunto, si stanno interessando in questo periodo della conversione di vetture in elettrico. Iniziamo. E allora, possiamo dire che prima del decreto, se si voleva fare, diciamo, una modifica di retrofit in una vettura, diciamo, una commerciale, ecco, una vettura che sia un station wagon, che sia un'utilitaria, un'auto di tutti i giorni, bisognava chiedere il permesso scritto alla casa automobilistica produttrice di quella vettura, che dopo la richiesta di questo permesso loro ti davano il consenso o meno di poter fare questa modifica alla vettura, perché, appunto, la vettura era di sua concezione, e loro, se volevano, ti davano conferma, se non volevano ti bloccavano e ti dicevano: no, non puoi toccare la vettura da come si trova, non la puoi modificare, non puoi mettere un motore elettrico, non puoi mettere delle batterie. La differenza invece ora, questo è saltato, questo non c'è più, grazie a questo decreto che è stato, appunto, realizzato per spingere a quanto possibile in più questa nuova tecnologia. Diciamo alquanto possibile, perché piano piano, durante la discussione, andremo a toccare determinati punti che, appunto, possono dare fastidio alla tecnologia stessa, allo sviluppo della stessa. E allora, partiamo dal presupposto che in un retrofit, perciò retrofit, cos'è il retrofit? Retrofit è la conversione o trasformazione di una vettura di una vettura a benzina o diesel in elettrico. Come abbiamo detto, può essere qualsiasi vettura, qualsiasi peso o qualsiasi dimensione. Ciò che alla fine andrà a variare saranno le proporzioni tra motore e batteria,
perché è normale che se l'auto è un'auto piccola, il motore serve piccoletto e le batterie idem. Se invece l'auto è molto grande, molto pesante, perciò serve molta più potenza per spingerla. Di conseguenza, oltre alla potenza del motore, serve molta più capacità, perché è normale che essendo più pesante ha un consumo sull'energia elettrica delle batterie molto più alto. Perciò la componentistica, il kit di conversione, è il punto cruciale, diciamo, del retrofit. Perché? Perché il kit è quello che si deve omologare alla motorizzazione, o meglio, per quanto riguarda, diciamo, l'omologazione, è il processo di realizzazione dell'impianto, cioè l'impianto deve essere realizzato con determinate normative. L'impianto deve avere componentistica omologata, ovviamente con le varie certificazioni, c'è eventualmente IMQ, eccetera, eccetera. Queste omologazioni in Italia oggi, come kit, parlando di kit, motore, kit batteria, kit regolatore di carica, kit pacco batterie e il driver per il motore, per retrofit, attenzione, perciò la componentistica singola ce n'è poco e niente, forse saranno tre i kit che si possono, diciamo, installare liberamente, che già sono stati omologati, hanno passato tutto i test, motorizzazione, eccetera, eccetera. Quando si fa, diciamo, l'omologazione, di questa, vettura, si andrà a modificare ovviamente il libretto di circolazione. Con i dovuti timbri, con la specifica che quella è una vettura a tutti gli effetti elettrica, i dettagli tecnici ovviamente del motore, della tensione di lavoro e altre, diciamo, particolarità tecniche che non sono più quelle che c'erano prima del motore. È endotermico, perciò o diesel o benzina. Senza l'omologazione, che come andremo a vedere non è semplice andarla ad avere, come molti di voi hanno scritto sia sul nostro sito che sul canale qui YouTube sotto i video, anche sulla pagina e gruppo di Facebook, non sarà semplice. Perché? Perché ci sono determinati cavilli, determinate problematiche che se non si diciamo sciolgono non si andrà mai avanti per come si deve. Diciamo che il decreto, come abbiamo detto, è un decreto ben fatto, chiarisce tantissimi aspetti, però nello stesso tempo restringe, è molto restrittivo. Perché? Perché è possibile utilizzare, installare sulle vetture solo ed esclusivamente kit omologati in Italia. Non è possibile utilizzare kit già omologati che possiamo andare a trovare all'estero, in Germania per esempio, in America per esempio, che in America è, diciamo, è il cuore pulsante di questa nuova tecnologia dell'automotive elettrica. In America ogni giorno intorno alla trentina di nuove vetture vengono lanciate in strada, perciò lì già hanno esperienza, montano tutti i giorni questi prodotti, questi kit nelle loro vetture,
Però, nonostante questo, che siano prodotti testati, contratestati, che già ne girano tanti in giro, incidenti meno di zero, o qualcuno può sempre capitare, perché è normale, anche a quelli a motore a combustione, incidenti, difetti, problemi, ci stanno, è normale che ci stanno. Però, nonostante siano prodotti testati, prodotti omologati, all'estero, in Italia non è possibile utilizzarli, e questa è una cosa che non va tanto bene per chi vuole fare un'installazione fai da te, per chi vuole installare sulla propria vettura questi prodotti non va affatto bene, perché io non sono libero di andare a acquistare la componentistica, perciò la batteria, il motore, il regolatore di carica, l'inverter e la meccanica che ci accoppia il motore con la trasmissione, non posso andare ad acquistarla, perché in Italia potrei anche montarla, attenzione, potrei costruire la mia auto, potrei farla funzionare, potrei girare in cortile forse, ma in strada liberamente non ho praticamente modo di farlo, perché appunto non c'è l'omologazione italiana. E su questo potremmo dire tante cose, potremmo dire che ci sono, diciamo, delle, in poche parole il problema di fondo è questo, che oggi in Italia ci sono pochissimi installatori che fanno queste lavorazioni, e ci sono pochissimi kit omologati in Italia, di conseguenza non c'è tanta concorrenza e i prezzi sono quello che sono. Un impianto basico parte dai 6.000 euro, batterie escluse, può arrivare anche a 10-12, tutto in base alla potenza del motore, eccetera eccetera. Le imprese cosa possono fare? O meglio, cosa fanno nello specifico? Perché parliamoci chiaro, questa tecnologia non è nativa italiana, purtroppo, oggi. Anche se abbiamo detto che in Italia c'è già qualcuno che fa queste installazioni, ma loro fanno semplicemente degli assemblaggi, cioè loro acquistano componenti dall'estero, che sia Cina, che sia forse America, forse, che sia Germania, forse, e li mettono insieme, fanno un kit, cioè un motore, un inverter per controllare il motore, il pacco batterie, che poi vi dimensionano come da vostra richiesta, in base a quanta autonomia volete, loro vanno ad aggiungere più o meno moduli a questa batteria. Loro cosa fanno? Acquistano questi componenti, sempre dall'estero, perché in Italia non abbiamo industrie che ci producono batterie al litio, nello specifico. Non abbiamo, o meglio, abbiamo qualche industria che fa motori elettrici, però non hanno tutto questo sviluppo, non hanno tutta questa vasta gamma, vasta scelta, come in America per esempio. In America, se andiamo a, diciamo, ci interessiamo sul fatto concreto, in America hanno non so quanti motori diversi, parlando sempre di motore elettrico o continuo o in alternata. Questo perché? Perché lì la tecnologia è molto più avanti, è molto più spinta, ci sono molte industrie che costruiscono questi motori, molte grosse, grossissime industrie che si sono cimentate in questo mercato, ancora in Italia piccolissimo, che vanno a farsi concorrenza uno con l'altro, a lanciare motori diversi di potenza, di utilizzo, eccetera eccetera, cosa che in Italia non c'è. Perciò in Italia arriveranno sempre, saranno sempre prodotti provenienti dall'estero,
con la sola differenza che l'installatore italiano, l'azienda italiana, cosa deve fare? Acquista questi prodotti, come abbiamo detto, uno da qui, uno da lì, uno da lì, uno da lì, li mette insieme, crea un kit, questo kit va a farlo omologare in Italia, comunica tutte le caratteristiche tecniche, comunica la continuità della produzione, che tutti i kit sono uguali, che questi kit se passano, ma lo passano quasi sicuramente, l'esame, perché all'estero funzionano, all'estero camminano, all'estero ci viaggiano giornalmente, perché in Italia non dovrebbero viaggiare. Perciò loro acquistano all'estero, installano in Italia, però possono installare solo prodotti omologati in Italia. Loro fanno un ordine, facciamo un esempio, 30 motori, 30 elettroniche, 30 pacchi batterie, creano 30 kit, si fanno l'omologazione su quel modello di kit, che poi forse ne potranno fare anche altri, per esempio un motore più potente, un motore più un po' più spinto, un motore un po' più piccolo, così da avere, diciamo, tre scelte differenti per tre vetture o settori di vetture differenti. Perciò fanno questo e sono liberi di installare, fare queste lavorazioni sulle auto, retrofittare vecchie auto con motore, per esempio, fuso. Hai un'auto con motore fuso, pochi chilometri, nuova di carrozzeria, nuova di interni, nessun problema. Retrofit, levi il motore fuso, metti il motore elettrico e tu hai la vettura nuova, la tua vettura, gli hai dato una seconda vita e sei sempre motorizzato, non inquini, perché ovviamente non vai più né a diesel né a benzina, i costi sono quelli che sono, in base al peso della vettura vai a scegliere il tuo impianto, il tuo motore dedicato o il tuo pacco batterie. E allora, questo video mettiamo un punto, continuiamo nel prossimo video, dove andremo a vedere che alla fine il fattore cruciale di tutto questo è quello, che la cosa importante è il manuale di installazione, che deve essere approvato, cioè quale tecnica utilizzare, standardizzarla, renderla ecco, un punto di riferimento. Tutti gli impianti, tutti i retrofit si devono basare su quella su quella regola, appunto, su quella regola tecnica che dovrà essere come standard, come punto di riferimento per tutti quelli che vogliono andare a fare il retrofit. Oltre quello, diciamo un'altra cosa, che bisogna convincere i costruttori di kit o importatori che importano, come abbiamo detto, da varie nazioni la materia prima, che in Italia non viene costruita, perché non siamo all'altezza, non dico all'altezza, perché i nostri cervelli potrebbero fare questo e altro, però purtroppo siamo molto ma molto dietro. Non potremmo mai far concorrenza alla Cina, perché la Cina è su questi settori da anni, anni, anni e anni. Hanno soldi a disposizione, hanno ormai tecnologie avanzate, non possiamo, anche se vogliamo, ci dobbiamo purtroppo limitare a fare questo, importare e al massimo installare, non possiamo andare oltre. E niente, e per questo video abbiamo finito. Io ti invito ad iscriverti, se vuoi continuare a vedere i nostri video, i nostri fascicoli, ti inseriremo per tutti i membri del gruppo Facebook Gold Member
il fascicolo PDF di questo decreto ministeriale. Potranno scaricarlo e nel tempo libero potranno andarlo a leggere. Sono 17 pagine ben spiegate, anche forse un pochino c'è un po' di tecnicismo dietro, perciò determinate cose se non le capite potete, se volete, commentarlo sempre sul gruppo dedicato e parlarne anche con gli altri, diciamo, iscritti al gruppo. Ti ricordo che esiste questo gruppo Gold Member, è un gruppo dedicato ai nostri migliori clienti, ai nostri migliori amici che seguono i nostri videocorsi e i nostri video su Facebook, che con soli 10 euro al mese si inseriscono ufficialmente dentro a questo gruppo, dove verranno postate informazioni, fascicoli, corsi sulla tecnologia, tutto gratuito. Solo il pagamento di 10 euro al mese. GF Elettronica, come ormai sapete se avete visto i nostri ultimi video, ha in stock intorno ai 500 guide, fascicoli per esempio. Ti faccio un esempio per capire: come costruire un pacco batterie, come costruire una batteria a litio da 24 volt. Perfetto. Noi abbiamo realizzato dei fascicoli, delle guide pratiche, tecniche, che ti spiegano per filo e per segno come andare a fare diciamo queste lavorazioni. Se sei interessato al mondo, diciamo, delle litio, dell'automotive elettrica, fotovoltaico, energie alternative e poi tantissimi altri settori tecnologici, e allora queste guide faranno per te, ti serviranno. Le nostre guide hanno un prezzo da 5,99 euro fino a 25 euro in base alla complessità del fascicolo, in base al tema trattato e in base, per la maggiore, a quanto tempo ci abbiamo impiegato per andare a realizzare quella guida. Perciò, per non chiedere al nostro cliente, per esempio, che è interessato a 4-5 fascicoli perché gli interessa molto la tecnologia e si vuole informare su determinati aspetti, al posto di chiedere per esempio 10 euro ogni fascicolo, chiediamo, o meglio, abbiamo creato questo gruppo dedicato solo ed esclusivamente agli iscritti Gold Member, con soli 10 euro al mese, abbonamento di 10 euro al mese o 110 euro invece di 120 all'anno, potranno vedere, avere tutto questo in maniera gratuita. Basta cliccare sui link che noi andremo settimanalmente a caricare su questo gruppo Facebook, per scaricarsi tutti gli allegati, scaricarsi le schede tecniche, per esempio del motore B, del motore C, prendere i fascicoli, vedere delle video guide create ad hoc solo per loro, non visibili sul nostro canale YouTube ai naviganti, ma solo ed esclusivamente per loro. Avranno inoltre il 10% di sconto sul nostro e-commerce, dove appunto troverete componentistica per andare a realizzare i pacchi batterie al litio, per esempio celle 18650, schede di bilanciamento di carica, carica batterie, tantissimo altro. Perciò conviene, perché soli 10 euro al mese avrai l'accesso, avrai tutto gratuito, in più avrai lo sconto, perché se vuoi andare ad acquistare, a costruire una batteria per esempio 12 volt al litio, ti servono sia i componenti che una guida che devi seguire per costruire quel pacco batterie, e noi ti diamo tutto, ti forniamo tutto ciò che ti serve con soli 10 euro al mese. Se il video ti è piaciuto, clicca un mi piace, iscriviti al canale e guarda tutti gli altri video. Abbiamo intorno ai 400 video caricati sul nostro canale. Se hai tempo, voglia, guardali.
Ciao.